cari amici di Facebook, un saluto a tutti. Domani è in edicola il nostro terzo numero del 2011, numero che porta in prima pagina una vignetta simpaticissima dedicata al nostro carissimo Marcuccio Malandrino. È una bellissima vignetta con una sua frase sempre classica che rivolgeva spesso a tutti noi. Oltre a Marcuccio e la vignetta di Marcuccio, portiamo anche alcuni articoli su Marcuccio, sul suo modo di fare. E tra l'altro ho rispolverato l'articolo che feci lo scorso anno su Marcuccio, sulla persona, sul rapporto che avevamo io e lui. Oltre a Marcuccio portiamo anche il problema grande di questi parcheggi pubblici. Parcheggi pubblici che in un articolo che ci è stato inviato da Ninì Rossetti della Scuola Guida Metropoli ha messo in evidenza molte, molte problematiche. Sotto l'articolo di Rossetti io ho messo le mie considerazioni su questi parcheggi pubblici, su come sono nati male e stanno finendo peggio. Peggio perché a giorni la magistratura chiuderà l'inchiesta sull'esposto che facemmo come giornale. E quindi molto probabilmente avremo anche il nome degli indagati, indagati che si sono macchiati del reato di abuso e omissione di atti in ufficio. Oltre a questo, in questo numero ho messo in evidenza la salva politica, i partiti come si stanno preparando a un anno dalla scadenza della legislatura. È stato fatto un discorso panoramico su tutti i partiti, dal PD fino al PDL, da Io Sud fino ai comunisti, dai comunisti fino all'UDC. Insomma, è stato dato uno sguardo complessivo sul loro operato di questi 4 anni e come si presentano a questa imminente scadenza elettorale. Oltre a questo abbiamo messo in evidenza, purtroppo è amaro doverlo dire, ma un giornale come questo martella in continuazione fino a quando un problema non viene risolto. Il cimitero di Sava che sta sempre punto e a capo, degradato. Per non parlare poi della cappella, o meglio del colombaio dei caduti della Seconda Guerra Mondiale, che sta ancora nel degrado più assoluto e nessun tipo di ristrutturazione è stato avviato. Oltre a questo poi portiamo anche questa, tra virgolette, scomparsa della fontana di Zuccone. Fontana che era prima collocata nel piazzale tra Via Roma e Via Croce. Questa fontana è da un anno che non c'è più e che quindi la sua sede è ancora quella, però non è stata ancora collocata. Che fine ha fatto questa fontana? L'ultima volta fu vista nella sede dei vigili urbani. A tutt'oggi non si sa dove è andata a finire. Oltre al fatto della fontana, poi abbiamo messo in evidenza le perplessità di molti lettori del nostro giornale che ci hanno chiesto come ha fatto la proprietà di questo complesso edilizio ad avere un'autorizzazione edilizia in questo modo, ovvero via Trento, angolo Corso Umberto, un complesso edilizio che parla di un grandissimo centro commerciale e di 30 appartamenti sopra di esso. Anche qui è in corso un esposto presso la Procura della Repubblica e già è stato già individuato il tipo di reato con persone note. Oltre a questo poi ci siamo interessati, anche perché tra l'altro il nostro giornale della cantina di Sava se n'è fatto quasi un portabandiera, ci sono dei segnali di ripresa, ci sono persone, soci che si stanno rimboccando le maniche e vogliono riaffrontare da capo il mercato vitivinicolo. C'è dietro le associazioni di categoria che non stanno abbandonando questa cantina di Sava. È un segnale positivo e quindi ne prendiamo nota, anche perché tra l'altro sappiamo benissimo che la cantina di Sava è una grandissima economia per il nostro paese. Oltre alla cantina di Sava, poi abbiamo l'incontro che c'è stato sabato 19 febbraio presso Bene in Mente. Cos'è Bene in Mente? È un'associazione di comunicatori, di persone che sanno benissimo l'importanza della comunicazione e la stessa è l'importanza che può avere nei nostri rapporti interpersonali. Oltre a questo, poi portiamo l'intervista a Fabio Picchierri, consigliere comunale, in cui ci parla dei suoi 2 anni passati in amministrazione e i 2 anni passati all'opposizione. Non scordiamo che Fabio Picchierri faceva parte del gruppo consiliare del sindaco Maggi, gruppo consiliare che poi ha abbandonato il primo cittadino, sparpagliandosi. E infine portiamo l'amichevole di Russo, che è stata fatta giovedì 3 febbraio presso lo stadio Savese. Grande gioia, grande avvenimento, ma con una nota negativa, scarsissimo pubblico.
Amici di Facebook, vi saluto e a prestissimo daremo altre notizie ancora più importanti, sempre miranti al bene del nostro paese. Un saluto e grazie.